Buonasera, siamo alla fase conclusiva della festa di San Giuseppe, siamo all'interno della chiesa San Giovanni Battista, la chiesa che ha accolto per 2 settimane qui all'altare la statua di San Giuseppe. La statua di San Giuseppe è arrivata ora al momento di rientrare nel simulacro che si trova nella navata qui nella parte laterale. Vedremo ora, sono tutti impegnati, nulla avviene per caso, tutto naturalmente è stato già predisposto con cura prima che la statua pesantissima in legno di cipresso riprenda il suo posto all'interno della navata laterale, nella sua nicchia, al suo posto. La sacralità di questa festa è stata molto sentita, una festa che si è manifestata anche all'esterno della chiesa, una festa che ora è giunta alla fase finale. Aspetteremo poi il segnale di Don Angelo Strada, che riuscirà ancora una volta a portare a termine l'opera conclusiva. Naturalmente la chiesa è stracolma di fedeli, ognuno di loro conserva nel cuore il ricordo di questa festa. Siamo diventati un punto di riferimento anche per chi ci segue oltre la Sicilia. Bene, vedete il movimento? Comincia a percorrere la navata centrale. Rivolta ai fedeli la statua, il popolo di Dio, grande e immenso lo sforzo. Dall'avaro ora. Momento emozionante. Ricordiamo, nulla avviene per caso. Ognuno di loro ha un ruolo ben preciso. Ora la vara si appoggia su dei binari, la statua in cipresso è molto pesante, ci avviciniamo intorno alle terre. Attorno alla statua di San Giuseppe c'è una leggenda, la leggenda che sia stata trovata presso il porto di Scoglitti dove si era allenata. Poi una disputa tra vittoriesi e santacrocesi, che ha avuto la meglio ma non riuscivano a trasportare indietro la statua di San Giuseppe. Sono stati poi i nostri a trovare la statua, così come un miracolo. E poi Salvatore Bagnasco l'ha per noi incisa. Le fattezze umane sono veramente particolari. Un momento di grande emozione. Don Angelo Strada, a conclusione della festa che è andata benissimo, lei però l'abbiamo lasciato emozionato e commosso l'ultima volta. Spero di essere più forte adesso in questo momento, ma comunque certo è sempre un momento di gioia,
un momento in cui veramente il nostro cuore, nella devozione che portiamo a San Giuseppe, possa essere veramente ripieno del suo esempio per poter seguire i suoi insegnamenti e tutto quello che lui ha realizzato nella vita in rapporto con il figlio Gesù. E quindi anche noi con Gesù oggi dobbiamo poter realizzare nella nostra vita di cristiani. Noi accogliamo il suo pensiero, sappiamo che lei aveva anche un grande desiderio che aveva espresso, che questo poteva essere un momento per cominciare un cammino di fede, per avvicinare i tanti alla nostra Chiesa. Siamo sicuri che ci siamo riusciti, ci avviciniamo ora alla prossima festività. La grazia del Signore è sempre opera, i suoi prodigi, quindi è Lui che agisce. Noi siamo semplicemente dei servi, coloro che cercano di, soprattutto nell'annuncio della parola, di far scoprire la presenza del Signore, la vita di fede, e quindi poi Lui con la sua grazia sicuramente agisce nel cuore degli uomini e fa in modo che veramente il popolo santacrocese possa essere sempre un popolo ricco di fede, un popolo che nella devozione ai suoi santi, San Giuseppe, Santa Rosalia, San Giovanni Battista, titolare della nostra parrocchia, veramente possa essere sempre quel battezzato, quella persona che sa scoprire i doni di Dio. Noi la ringraziamo, le auguriamo ancora una buona serata, grazie della collaborazione. Dottore Fluchino, buonasera. Buonasera. La rincontriamo per la seconda volta, Scenuta Roba Cerca e Accenata Roba Cerca. E sappiamo che lei fa parte della commissione, la commissione di San Giuseppe, una commissione che ha avviato i suoi lavori a gennaio, che dal 20 è riuscita un po' col porta al porta, come sempre, a recuperare quello che era un po' il necessario per affrontare dal punto di vista economico la festa. Molte sicuramente le lodi che vanno alla commissione tutta, che è riuscita a mantenere le promesse fatte, tanto il lavoro. Questo è un momento abbastanza significativo, quindi il simulacro rientra nella nicchia dove resterà per il resto dell'anno. Vuole un attimino aggiungere qualcosa? Sì, innanzitutto è un onore e un onere far parte della commissione, ma più un onere che un onore, perché gli sforzi sono veramente tanti per fare in modo che tutto vada nel migliore dei modi. Con la riposizione del simulacro di San Giuseppe nella sua nicchia si concludono i festeggiamenti, perché poi entriamo in piena Quaresima e quindi è doveroso non poterlo lasciare più nell'altare maggiore, ma semmai riporlo nella stessa posizione in cui l'abbiamo ripreso 15 giorni fa. In questo momento i componenti della commissione stanno liberando il simulacro dall'avara e quindi stanno togliendo i grossi chiodi di ferro che lo sostengono e tra un po' sistemeranno la statua sui binari di ferro e di sotto ci sono delle ruote che a mo' di binari di treno scivolano lungo questi due binari paralleli e viene riposizionato nella nicchia. Perché, come ho già avuto modo di dire la volta scorsa, la statua di San Giuseppe è una statua molto pesante, quindi ha bisogno di questo meccanismo di ruote per poter essere riposto nella sua posizione. Essendo composta da un legno di ceppo unico di cipresso, è una statua che all'incirca pesa tra i 200 e i 300 kg, quindi le operazioni devono essere fatte in modo abbastanza delicato, perché è facile farsi del male e anche facile poter logorare la statua che dal 1869 a oggi ha qualche secolo di vita. Abbiamo percorso insieme la navata centrale della chiesa, ricordiamo che la chiesa è una chiesa che all'interno ha del tardo barocco mentre all'esterno ha del neoclassico, questo perché un po' differenzia, lei me ne può dare prova e ragione, un po' differenzia i tempi nei quali è stata creata e realizzata. Sì, la chiesa è stata fatta in due momenti diversi, la parte del Sacro Cuore è la parte più antica sulla quale poi è stata ricostruita questa chiesa, come dice bene lei, in stile neoclassico, di un barocco molto semplice, molto diversa da quella di Vittoria di San Giovanni oppure di San Giorgio a Ibra, e comunque di bella fattura nella sua semplicità. Ecco, in questo momento la statua di San Giuseppe viene riposta nel suo abitacolo dove resterà
per un anno, la ritroveremo un altro anno di nuovo alla seconda domenica di marzo, che scenderà, diciamo, a rendere onore noi a loro e lui al suo popolo. È un momento sempre che ci fa venire la pelle d'oca, perché per chi è di Santa Croce a sentire questo inno che ormai ci contraddistingue in tutta Italia, si può dire anche fuori dall'Italia, e vedere la statua, ecco, riposta in quel posto, perché di Santa Croce, dicevo, sì, è un momento di commozione, è un momento che i fedeli stanno vivendo insieme, molto emozionante. Ecco, tutto è andato bene, ora in questo momento i ragazzi l'hanno sistemato definitivamente, quindi non ci resta che dire viva San Giuseppe. Sì, è perfetto. Don Angelo Strada si accerta, vuole conferma che tutto sia stato fatto nel migliore dei modi. Loro sono i padri della tradizione. Sappiamo anche che da un ventennio a questa parte che abbiamo deciso che la procedura fosse resa pubblica e quindi fosse diventata un momento di partecipazione della folla di fedeli. Sì, infatti, come ho avuto modo di dire la volta successiva, prima avveniva tutto all'interno delle porte chiuse della parrocchia, all'interno dei segreti del comitato, così per dire. Anche se appunto il comitato che si è anche rinnovato nel tempo. Il comitato che si è rinnovato nel tempo, molti giovani ci sono e grazie a Dio che ci sono, perché bisogna comunque avere sempre un avvicendamento, bisogna ricambiarsi. Noi siamo quelli che possiamo da oggi in poi dare soltanto l'esperienza e il nostro contributo, ma diciamo che i muscoli devono mettere fuori questi nuovi ragazzi, e quindi i muscoli con la nostra esperienza speriamo di tramandare queste belle tradizioni, perché le tradizioni sono la carta d'identità di un popolo, e quale migliore tradizione che quella di San Giuseppe, che ci accomuna tutti quanti. Sentiamo la banda che continua ancora a suonare. Gli amici della musica diretti da Maria Emmolo, se non mi sbaglio. Sì, questi sono gli amici della musica col maestro Maria Emmolo. Devo dire che anche questa seconda banda è l'orgoglio del nostro paese, assieme al Risveglio Camarinense. Sono due belle realtà che speriamo possano continuare negli anni. L'inno di San Giuseppe, creato nei tempi passati dal professore Barone, che era nonno di Salvuccio Barone, l'ultimo direttore della banda musicale di Santa Croce, al quale sicuramente vanno i nostri più affettuosi pensieri. È rimasto sicuramente un ricordo. È stato bello anche l'altra sera quando è passata la statua di San Giuseppe davanti alla casa del professore Sarino Barone, la statua si è fermata e la banda gli ha omaggiato, diciamo, l'inno che era stato scritto da suo padre. È stato veramente un momento molto commovente, perché il professore Barone adesso non esce più, quindi ha seguito tutte queste fasi, li ha seguito dall'uscio di casa sua, quindi è stato anche bello questo. Ecco, in questo momento le operazioni si sono concluse, non ci resta che salutarvi e darvi un appuntamento un altro anno, alla seconda domenica di marzo. Noi la ringraziamo. E viva sempre San Giuseppe. Grazie. Ci spostiamo all'esterno, dove prosegue la festa. Brevemente si conclude con il lancio delle mongolfiere di carta che illumineranno la volta del cielo.